Per allenare la mia precisione è importante fermarsi ogni fine allenamento, una mezz'ora, 40 minuti, a provare a tirare in porta con cross, tiri al volo, tiri da fermo. Tutto avviene quando la palla ce l'ha o il centrocampista o un esterno e l'attaccante riesce ad ottenere l'appoggio dal difensore e proteggendo palla cerca di aggirarlo con uno stop al volo o con la palla a terra per poi trovare la porta. E la precisione sicuramente è importante, ma non è facile. C'è da dire che di attaccanti così in Italia ce ne sono pochi. Però sicuramente il segreto sta nella posizione di partenza. Devi sempre cercare di stare sulla diagonale tra la palla, che in questo caso è portata da un centrocampista o da un esterno, l'attaccante e la porta. È importantissimo riuscire a rubare quei 20-30 centimetri al difensore quando arrivano le palle dagli esterni. Ci sono difensori che ti danno l'appoggio e quindi sicuramente per l'attaccante è molto più semplice e più facile. Altri magari sono bravi, ti tengono quei 30-40 centimetri di distanza senza anticiparti. Magari sanno anche i tuoi difetti, sanno le tue qualità e quindi ti trovi anche in difficoltà a volte. Se trovi difensori bravi come Alessandro è sempre molto difficile fare queste cose.